Foggia, per l'esattezza il campo Fiera di Foggia, è la sede del mega concorso, del concorsone per 2.800 posti da tecnico nel sud Italia. Dall'alba già tanta gente proveniente da Puglia e Basilicata in fila, in attesa di effettuare la prova. Sentiamo le voci di chi è venuto fino a Foggia per tentare la fortuna. Lei da dove viene? Da Bari. Tenta la fortuna, si augura che sia una delle 2.800 persone fortunate. Sì, lo spero tanto. Studiato? Tentiamo, sì, ho studiato, però si sa che poi alla fine non tutto può riuscire in quello che uno ha studiato e poi la fortuna. Ecco, parliamo di fortuna. Io da Foggia, per fortuna siamo per la prima volta abbiamo la gioia di fare un concorso a casa. Quindi, insomma, speriamo bene, una bella opportunità. Fiduciosa? Certo, sempre. Assolutamente sì. E poi il territorio ne ha bisogno di persone che si dedicano alla crescita e allo sviluppo. Quindi, per tanti motivi, speriamo bene. Da Lecce. Tanti chilometri per sperare in questo posto. Certo, certo. Ce la proviamo, poi vediamo come va. È da Taranto. Speriamo di riuscirci perché potrebbe essere una buona possibilità per noi, specialmente del sud. È un'ottima opportunità, speriamo. Noi veniamo dalla Basilicata, in particolare da Potenza. Oggi qui a Foggia per tentare questo concorso. Per tentare la fortuna. Sì, c'è stato poco tempo per studiare, però speriamo bene. È fiduciosa? Diciamo che noi, in particolare il nostro gruppo, lavora su queste tematiche da tantissimi anni, però è chiaro che mai dire mai, è tutto lasciato anche alla fortuna, una dose di preparazione, di esperienza e tanta fortuna. Ma da dove viene? Da Castellana Grotte. Crede ancora ai concorsi pubblici? Se c'è bisogno sì, ci crediamo, visto che a quanto pare c'è bisogno di nuove forme di expertise, quindi sì, ci crediamo. Studiato? Abbastanza, sì. Anche il tampone? Tampone anche fatto, sì, sì. Quindi speriamo di passare i controlli, però dovrebbe essere tutto ok. Sì. Bocca al lupo. Crepi, grazie.